E vabbè. E cos'è stato? Tu, Ken, il tuo coltello ti è caduto dal piatto. Ma non sono matto, ho sentito un rumore io. È il tuo coltello nel piatto, Ken. Adesso lo devo dire, sta allontanando, Glenn. Non ero io, era Chris. Adesso sento le voci come Giovanna d'Arco. Qualche voce qua e qualche voce là. Credi che un'altra sigaretta mi farebbe male? Io non riesco a crederci. Tutta questa storia mi sembra così incredibile. È perché abbiamo fatto l'impossibile per nasconderti la verità. Sì che Mira se n'è andata. Esatto. E anche la servitù. Esatto. E Charlie si è sparato un colpo nel lobo dell'orecchio. Esatto. Ma non ha senso. Esatto. Ma tutti voi che andavate su e giù per le scale, ma bombolette da barba che esplodevano, ma come ho fatto a non capire? Complimenti, Chris. Hai avuto un bel autocontrollo. Avevo una tale voglia di fumare che sono andata nel bagno di Charlie e ho acceso un cotton fioc. Non hai saputo controllarti? E invece sì, ne ho fumato solo mezzo. Oddio, Ken, ha qualcosa che non va. Ken? E vuoi ancora nel giacchino, Ken? Lo vuole? No, non lo vuole. Ma che cosa? Basta! Non ce la faccio più! Mi dispiace, ma devo farlo. Mira, non c'è! La servitù non c'è! Charlie è di sopra e si è sparato in noi! Forse è stato un tentativo di suicidio, forse no, non lo so! So solamente che adesso sono contento di aver sputato il rosso. Non ti preoccupare, Ken, sappiamo tutto, ce l'ha detto Lenny! Tu lo sapevi? E chi te l'ha detto? Lenny, ce l'ha detto! Ma Glenn, è vero, ma sei stato tu! Vorrei che fossi ancora sordo del tutto! E smettila di rompere e rimettiti seduto! Calmati, Lenny, dopo tutto ho avuto un forte shock! E perché io no? Ho fatto di tutto per farvi credere che Mira era in casa. Ho finto di parlare con lei. Ho imitato anche la sua voce nel caso qualcuno stesse ad ascoltare. Ah, ma eri tu? L'avevo quasi bevuta! E infatti... È davvero! Era così simile che ci ho quasi creduto. E lei, Cassie, non ha pensato che ci fosse sotto qualcosa? Sono 6 mesi che lo penso. Ma che vuol dire? La deve perdonare. È ancora sconvolta perché le è caduto il cristallo nel cesso. E potremmo chiamare un idraulico. Loro le recuperano tutto. Fedi matrimoniali, chiavi d'auto. Mia zia, una volta, ha perso la dentiera e loro l'hanno recuperata, sa. E lei se l'ha rivista? Eh beh, certo, è prima l'ha ripulita. Ah, io piuttosto sarei andata avanti a minestrine. Stavolta me la paghi, hai capito? Me la paghi! La possono capire solo gli appassionati di cristalli. Tra l'altro, sembra che abbiano delle proprietà particolari. I cristalli vanno lavati con acqua pura risorgente. Bisogna farli prendere la luce del sole. Cassie ogni sera li sfrega con uno spazzolino da denti soffice e umido. Mai asciugarli con la stoffa, no, ma tamponarli con un panno di pelle. D'altronde sono molto delicati i cristalli. E il borotalco sul sederino non glielo mette? Claire, se i cristalli l'aiutano, se le danno un senso di conforto e di piacere, che male c'è? Non ha bisogno di difendermi, Ernie. I cristalli esisteranno milioni di anni dopo che questo pianeta sarà scomparso. Ma se il pianeta sparisce, i cristalli non spariscono con lui. Ti prego, Lenny. Meglio lasciarla stare adesso. In sala da pranzo c'è un enorme lampadario di cristallo. Credi che potrebbe essere d'aiuto? Grazie, Chris. Non credo proprio. Se volete, muto la tazza. Lo faccio altre volte. Tesoro, non credo che questo sia il momento e il posto adatto per aggiustare il cesso. Va bene, scusate. Povera cocca, come la stiamo trattando? Cocchina, nonostante il braccio e tutto il resto, hai preparato una cena stupenda. Nessuno! Ma nessuno cosa, Ken? Ma nessuno vuole andare di sopra a vedere se Charlie è ancora vivo! Nessuno! Charlie, è vero, ce lo siamo proprio dimenticato! E si è sparato, bravo! E come sta ora? Come sta? Che ne dite se vado di sopra a dare un'occhiata? Ma sì, povero Charlie! No, aspettate! Ragazzi, ci troviamo tutti in una situazione difficile. L'avvenire di molte persone dipende da come gestiamo questa faccenda. Alludi al tuo avvenire. Non il mio. Io e Cassie siamo arrivati per ultimi.
Sappiamo solo quello che ci avete raccontato, noi che c'entriamo. Ma noi ne siamo fuori. Io volevo chiamare la polizia, ma Ken me l'ha impedito. Non è vero, Claire, che volevo chiamare la polizia? Lanny voleva chiamare la polizia. Ma cosa volete insinuare? Che ci andrà di mezzo solo Ken? Che è colpa sua? No! Quello che vogliamo dire è che se per caso la cosa viene fuori, ecco, Ken è il più esposto. È incredibile! Ken è diventato quasi sordo nel tentativo di proteggere Charlie e tutti noi! Mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente, dai suoi più cari amici. Che manica di ipocriti! Eh? Hai capito, Ken? Oh, hai capito, Glenn? Avanti, ma rispondi! Scusatemi! Scusatemi tutti, lo so, lo so. Mi sono comportata male. È che oggi ho avuto una giornata difficile. E stasera non ci sto più con la testa. Non ti preoccupare, sai, nemmeno Charlie ci sta con la testa. Che simpatico, Lenny. Come sei divertente, ma come fai ad esserlo? Io non ci riesco mai. Come faccio? Vuoi che vada a prepararti un caffè? Perché? Ho l'aria di averne bisogno. Di chi si vuole vendicare, Glenn? Di te o di me? Va bene, Cassie, falla finita. Ma che cosa intendi dire, tesoro? Sa benissimo cosa intendo dire. Pettinati, mettiti seduta su una sedia. Tu hai capito che cosa intende dire, Lenny? Se non la smette, vado di sopraprendere la pistola di Charlie! Che si vede, noi qua siamo tutti amici. Perché non viene a fare due chiacchiere con me in giardino? Ma certo! Bello orsacchiottone! Provaci! E avrai un mal di schiena peggiore del mio! Oh, santo cielo! È incredibile! Ora capisco! Perché, vedete, è successa proprio la stessa cosa a me la settimana scorsa al ricevimento per la campagna elettorale di Glenn. C'era una donnina molto carina ed elegante. E siccome io a volte sono così sciocca e insicura, ho creduto che volesse abbordare Glenn. Invece no, no. Si sono solo messi a ballare, appiccicati. Come la carta da parati appena incollata! Va bene, Cassie! Credo proprio sia l'ora di andare! Voglio dire, lei non era più pericolosa di me. Tu mi trovi pericolosa, lei. Lui no, ma tra due minuti lo farò io. Scusatemi, devo aver mangiato un po' troppo velocemente. Non sei tu, Ken. È il citofono della camera da letto. Pronto? Charlie! È Charlie! Charlie! Chi è? Come sarebbe a dire chi è? È Charlie! Perché diavolo non stai attento a quello che è successo? Scusate, mi sono lasciato trasportare. Pronto? Oh, scusa, Charlie. Oh, sì, sì, certo, siamo tutti qui. Ken, Glenn, Ken, Ernie, Chris, Cock. Un momento. Scusa, un momento, Charlie. Non è strano. Tutti i nomi delle donne iniziano con la C. È vero. Tranne Mira. Però il suo secondo nome è Clara. E tutti i nomi degli uomini finiscono in N. Ken, Glenn, Len. È vero! Tranne Harry e Charlie. Pronto? Oh, scusa ancora, Charlie. Oh, sì, 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 certo, è perfettamente comprensibile. Ti aspettiamo tutti qui sotto, Ha bisogno di rimanere da solo ancora per qualche minuto. Mamma mia, che botta! Gli si sono sturate le orecchie. Adesso sembra che mi stia passando in testa una metropolitana. Ora ricordo, il cognome di Ernie è Cruza, che inizia per C. È vero. Ti sei ricordata solo adesso il cognome di tuo marito? Riesco addirittura a sentire le mie pulsazioni. Sono un po' accelerate, ma non sto male. Vuoi che ti prenda le pulsazioni, Ken? Sono brava in queste cose, sai? La disintegro. Va bene, Cassie. Io devo rimanere. Ma te ti metto su un taxi. Non importa, tranquilli. Oh, affiati, metti una mia. Aspetta, aspetta, torno indietro. Mi è venuta in mente un'altra cosa. Glenn è nato a petto. Oh, signore, ma lascia perdere, per favore. Ma
Se vi avessi tutti nel mio gruppo non mi rimarrebbe tempo per fare altro. Zitti, ti sento. Chi è che senti? Ma Glenn e Cassie sono nel viale, giuro che mi sento parlare. Fa passi da gigante, da sordo a pastore tedesco. Non sono affari tuoi, Kenny. Se sente attraverso le pareti sono affari suoi. Glenn e Cassie stanno litigando per una donna. Ai, Cassie ha dato il calcio alla portiera di una macchina. Di chi è la BMW? No! Sarà la portiera sana? Ci sono! Ho capito! Che cosa? Che Ken, Glenn e Len sono tutti uomini? No, 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 stanno litigando per Mira. Glenn ha una relazione con Mira. Tu credi? Ma certo! Mira ha lavorato sodo per la campagna elettorale di Glenn. 3, anche 4 sere a settimana. Hanno sempre fatto tardi. Ma è tutto chiaro. Charlie se ne accorge e affronta Mira. Mira confessa. Lui la sbatte fuori di casa, licenzia la cuoca e cerca di farsi saltare il cervello. No, queste sono soltanto illazioni. Illazioni pesanti. Non ti pare, Len? No. Perché no? Non mi pare. Ah, sentite, dobbiamo venirne a capo. Adesso vado di sopra a parlare con Charlie, così sapremo com'è andata. No, aspetta, Charlie sa che soltanto io e Chris sappiamo che si è sparato, giusto? Giusto, a me non ha mai detto nulla e si è sempre coperto le orecchie con un cuscino. Stai dicendo che Charlie non sa che noi sappiamo tutto? Sì, ma ormai si sarà accorto che mancano Mira e le persone di servizio. Esatto, ma non sa che tutti voi sapete che si è sparato. Adagio, più adagio, non riesco a seguirvi. Il punto è che io gli ho promesso che non avremmo detto a nessuno che si è sparato. È per questo che l'hai detto a tutti? No, io non l'ho detto a tutti, io l'ho detto solamente a Lenny. È Lenny che l'ha detto a tutti. Sì, diciamo che tu l'hai detto a tutti quando Lenny l'aveva già detto a tutti. Accelerate pure, non importa. Ma quello che voglio dire è che Charlie non sa che tutti voi sapete che si è sparato. Oh, capisco il tuo punto di vista, Ken. Se Charlie venisse a sapere che tutti noi sappiamo che si è sparato, beh, ci rimarrebbe male. Quindi sono io che devo andare da Charlie e dico a Charlie che voi siete tutti qui e lui mi chiede se siete al corrente dell'accaduto. E tu dici no. E io dico no. E poi lui mi chiede, ma se Mira non c'è, la servitù non c'è, io non ci sono, che cosa gli hai raccontato? Che sia qualcosa che non va! Ai, che cosa vuol dire questo ai? Avrà vomitato nella mia macchina. No, ha picchiato Glenn. Gli sanguina il naso. Sangue, sempre sangue. Ci sono, ho trovato. Allora, Charlie vorrà sapere cosa ci ha raccontato Ken. Allora Ken gli dice di averci raccontato che stamattina Charlie si è fatto togliere una verruca benigna dall'orecchio, ma che ora sta bene. Nel frattempo però la madre di Mira si è rotta il femore e lei l'ha dovuta portare all'ospedale. Passerà la notte là. La servitù, pensando che la festa fosse stata rinviata, ha lasciato la roba da mangiare ed è tornata a casa. È successo tutto così rapidamente che non hanno avuto il tempo di avvertirci. E così noi siamo arrivati, abbiamo capito la situazione e abbiamo deciso di cucinare da soli. E questo è quanto. Io non la berrei la storia della madre che si è rotta il femore. Perché no? È morta 6 anni fa. Diciamo che se l'è rotto il padre. Il padre vive in California. Ce l'avrà qualche parente in città. Sua cugina Florence. Bene, allora, sua cugina Florence si è rotta il femore. È sposata? Perché non l'ha accompagnata il marito? Allora diciamo che se l'è rotta Mira e i vicini l'hanno portata all'ospedale. Ma se Charlie si è fatto togliere una verruca benigna dall'orecchio, non poteva portarcela lui. Ma non ti viene in mente nient'altro? Oh, il telefono. Credi che non riconosciamo un telefono, Ernie? Tutti abbiamo in casa il telefono, siamo tutte persone di un certo livello. No, calmatevi. Pronto? Sì, è qui. Un momento, prego. È una donna per Glenn! Davvero? Pare la voce di Mira! Che ti avevo detto? Devo andarla a chiamare! No, un momento! In questo momento Glenn è fuori in giardino. Posso dirgli chi è che lo desidera? Capisco. Un momento, prego. Forse Mira, forse no. Beh, che ti ha detto quando gli hai chiesto chi era? Ha detto sono un'amica.
Come l'ha detto? Ha detto sono un'amica, quanti toni conosci per dirlo? Ah, te lo dico io, nervoso, falso, sarcastico, malinconico, colpevole, spaventato, anonimo e minaccioso. Sono un'amica. Sono un'amica. Sono un'amica. Sono un'amica? Sì, e dove siamo? Agli Actor Studios. Dammi quel telefono. Non ha chiesto di te. Non ma nemmeno di te, io la conosco la voce di Mira, dammi qua. Pronto? No, non sono Glenn, sono Len. Ken è andato a chiamare Glenn. Sì, sì, finiamo tutti in N. La sua voce non la conosco. Ci conosciamo? Scusi un momento, prego. Non mi pare la voce di Mira. Beh, che voce ha? Meryl Streep. Meryl Streep? E perché Meryl Streep avrebbe dovuto telefonare qui? Ma non ho detto che era Meryl Streep, ma è presente, no? Come fa lei nei suoi film, che varia sempre la voce a seconda del personaggio. E questa è una così. Era lei, ma non era lei. Come se non fosse Meryl Streep? Sì, adesso facciamo anche gli indovinelli. Dammi quel telefono. Ken, vai a chiamare Glenn. Pronto? Pronto? Ha riagganciato. Deve essersi insospettita. Zitti, zitti. Sta arrivando una macchina. Aprite, aprite. Siamo le guai, siamo le guai. Che è successo? La polizia! Che faccio? Che faccio adesso? Mettiti un parecchietto, soldato! Non hai voluto chiamare la polizia? Che cosa succede? Arriva la polizia! Sì, il povero l'ha chiamata! Sarà stata Mira! Forse Charlie! Oppure Cassie! Stavate litigando, vero? Usavi il telefono della mia macchina! Me l'ha dato sul naso! Ha rotto il telefono! Il telefono nuovo della mia macchina! Nuovo! Che faccio, che faccio? Sentite, dobbiamo pensare a cosa dire alla polizia. Ma non dobbiamo aprire senza un mandato di perquisizione, giusto? Giusto, 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 giusto. Non stiamo tutti quanti alla porta di ingresso. Bravi, così non si sospettiranno e torneranno a casa. Il poliziotto voglio parlare con Cassie. Ma Cassie non vuole abbassare il finestrino. Il finestrino? Vogliono distruggere il mio finestrino. Sei impazzito! Porterò a casa una macchina a pezzetti. Perché hai lasciato Cassie là fuori? E cosa dovevo fare? Prenderla per il collo? Trascinandola per il giardino mentre mi dava il telefono sul naso? E tu saresti il candidato per il Senato? Io non lo candiderei neanche per un ristorante cinese. Ma oh, porca! Ho la camicia sporca di sangue! Perché io no? Smettetela! Smettetela tutti! Un bambino di 8 anni che si comporta meglio di noi. E allora fallo venire qui a parlare con la polizia. Caro Len, guarda che Chris sta facendo del suo meglio. È stata lei a tirar fuori il dottor Max dal fantasma dell'opera. E io allora? Io? Chi è stato a fargli perdere il finale? Chi gliel'ha fatto perdere? Io! Forse è stato il dottor Max a chiamare la polizia. Il telefono! Vabbè, di nuovo ho riconosciuto il telefono. Questo genio ci salverà la vita, no? Calmatevi! Pronto? Sì, è qui. Glielo passo subito. Un momento, prego. Glenn, per lei. La stessa donna di prima. La stessa? Chi? Ma chi lo sa? Ah, forse Mira. Mira Streep! Mira Streep! Sai come fa il film? Come adatta sempre la voce al personaggio? Era lei, ma non era lei. Ora che si sta parlando con il poliziotto? Pronto? Il poliziotto sta venendo da questa parte! Ah sì, sono io! Il poliziotto è qui! Ah, ciao! Come stai? Ah, no, non è un raffreddore. È un naso otturato, c'è andato dentro qualcosa. Sentite, sentite, non li dobbiamo assolutamente permettere di vedere Charlie. Non dobbiamo né far salire il poliziotto né far scendere Charlie. Dovrei parlarne con Cassie. Talmente sconvolta. Sentite, sentite. Niente dichiarazioni false. Soprattutto non mentire. Soprattutto non mentire, ma sei impazzito. Lo so, dovrei parlarci, ma non riesco a tirarla fuori dalla macchina. Chiederà degli spari. Che cosa gli diremo degli spari? Beh, soprattutto non mentire. Ti richiamo più taxi a 914? Ammazziamo. Qualcuno lo ammazzi. Lo strangoli al filo del telefono. Sentite, non posso farci niente. Mi scappa la pipì. Basta, deciso. Non abbiamo sentito nessuno sparo. Ah, e che fine ha fatto quel soprattutto non mentire? Stasera non funziona. Magari un'altra volta.
Non prendetemi per vigliacca, ma io adesso vado in bagno. Lo so che sei un'amica. Io ti sono grato per il tuo grande sostegno morale. Lasciamolo qui! Mettiamoci in salvo e lasciamo questo cretino alle prese con la polizia! Senti, ora, purtroppo ti devo lasciare. Va bene, ti richiamo. Grazie, ciao. Allora, che succede? Circa 6 mesi fa siamo stati invitati a questa festa. Calmati, Lenny. Allora, riflettiamo. Perché non abbiamo sentito gli spari? Ho trovato! Siamo un'associazione di sordi. Ci riuniamo qui una volta alla settimana e non potevamo sentire gli spari. Ve lo dico io, ve lo dico io. Stavamo guardando quel programma su Hitler. Il bombardamento di Berlino. Non ci ha fatto sentire nient'altro. Ma non c'era nessun programma su Hitler questa sera. Lo abbiamo inventato per quel cretino laggiù. Sai, adesso mi è proprio stufato, eh. Oh mio Dio, tutti qua, ci stiamo giocando tutti la carriera. E allora che si fa? Vada per lo show su Hitler. Ma i poliziotti la guardano, tipo, e se ne sapeva che non c'era lo show su Hitler. Sbagli, i poliziotti non guardano mai i servizi speciali. Abbiamo, facciamo finta di divertirci. Tu, parte un treno? Per dove? New York! Tu, parte un treno? Per dove? Los Angeles! Ma no, ma tocca a me! Tocca a lui! Ma quando mai? Basta! Ricomincio io! Ma vi rendete conto che razza di uomini che abbiamo sposato? Chris, vai ad aprire la porta per favore, va? Va meglio. Io metto un po' di musica. La musica, certo! Stavamo ballando e non potevamo sentire gli spari. Dai, Chris, accendi! No, aspetta, Chris! Aspetta, dobbiamo ancora fare una cosa. Cosa? Qualcuno di noi deve far finta di essere Charlie. Giusto, nel caso in cui la polizia voglia parlare con Charlie. Ken ha ragione, Charlie non sarebbe in grado di raccontare come stanno le cose. Ken ha ragione. Sì, uno di voi tre deve fare Charlie. Ah, perché tu stai andando al cinema? Siamo seri, ragazzi, io non ho mai sentito gli spari. Bang, bang, sentito. Ma non è illegale sostituirsi ad un'altra persona, eh? Sì, però lo è anche cercare di coprire un tentativo di suicidio. Ma volete passare il resto della vostra vita in un carcere di massima sicurezza in smoking? Oh, sentite, lo so io cosa facciamo. Ce la giochiamo a dito. Dito. Ognuno di noi tira fuori o due dita, un dito solo. Se tre sono uguali e l'altro è diverso, quello farà Charlie. Ma di chi sei, figlio di Walt Disney? Avanti, facciamolo. Su. Bim, bum, bam. Bim, bum, bam. Lenny. Cosa? Abbiamo tutti due dita aperte e tu uno solo. No, erano due, io lo giuro. Sì, adesso, No, era un dito solo, l'ho visto. Allora, Lenny, vai di sopra e non scendere fino a quando non ti chiamiamo, eh? Non scendere? Dovrete chiamare la polizia per farmi scendere. Vai con la musica. Signore, fermate questa confusione. Chiedo scusa, si può sapere cosa ci fa qua, scusi? Chiedo scusa, non volevo forzare la porta. Perché non ha suonato, scusi? L'ho fatto 5 volte. 5 volte? Beh, scusi, non l'abbiamo sentita. Beh, non mi avete sentito perché forse il volume dello stereo era troppo alto, o no? Beh, sì, ma certo, la musica. Calma, signore, calma! Chiedo scusa, c'è ancora qualche problema, scusi, agente? Solo un'indagine di routine, sono l'agente Wallace. Buonasera! Lei è il padrone di casa? Io, no, io abito da tutt'altra parte, sì, un quartiere molto lontano. Anch'io in tutto quartiere. Anch'io. Di che si tratta, agente? Calma, signori, calma, devo... Signori! Devo solo farvi qualche domanda. Posso sapere il nome del padrone di casa? Agente, glielo diremo molto volentieri. Ma vede, credo che sia suo dovere innanzitutto informarci del perché stiamo subendo queste domande. Lei è avvocato, vero? Infatti. Bene, come avvocato allora saprà benissimo che non è obbligato a rispondere alle mie domande, giusto?
signori, speravo solo che qualcuno fosse così gentile da dirmi il nome del padrone di casa. Tutto qui. Brooke. Charlie Brooke. Bene, bene. Potrei allora sapere se il signor Brooke è in casa al momento? Charlie? Scusa, Chris. Charlie è in casa? Charlie? No, credo che abbia portato fuori il cane. Vabbè, nessun problema. Tornerà a momenti. Non credo, gente. È un bassotto. Fanno passi molto piccoli. È in casa, gente. Bene, bene. Potrei allora per cortesia parlare con il signor Brooke? Agente, come vede siamo in un momento molto particolare. Siamo nel bel mezzo di una festa! Signori, 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 ho notato. E cosa si festeggia di bello? Beh, il decimo anniversario di Charlie e Mira Brooke! Sì, è il decimo anniversario. Signori, signori, non ci metterò molto. Ho solo bisogno di un minuto del vostro tempo. Signori, silenzio per cortesia! Signori! Silenzio, silenzio, gente! Vede, il signor Brooke in questo momento sta dormendo. Dormendo? Sì. Durante la festa del suo anniversario? Sì, era depresso e deve aver preso qualche pillola per dormire. Vabbè, nessun problema. Potrei allora parlare con la signora Brooke. La signora Brooke non c'è. E dov'è la signora Brooke? È per questo che il signor Brooke era depresso, Dov'è? Il padre si è rotto il femore e lei l'ha dovuta portare all'ospedale. Durante la sua festa di anniversario? E non poteva portarci a qualcun altro in ospedale? Ma il padre vive in California. È molto complicato, sì, gente. Sì, molto complicato. Bene. Ferita? Ferito? Veramente, signore, ha qualcosa in un occhio? Io? Sì, signore! Veramente, agente? Posso sapere come si chiama, signore? Io? Sì, signore! Vuole sapere come mi chiamo io? Ha qualche problema a dirmi come si chiama? No, agente. Non mi vede? No, scusi, durante la festa un tappo mi è finito proprio dentro l'occhio. Ma non ha bisogno di vedere per parlare, signore! Il tappo non è mica finito in bocca, o no? Agente! Io credo che lei stia torturando senza motivo queste povere persone. Se vuole farci altre domande, deve prima dirci che cos'è questa storia. D'accordo. Potrei però prima sapere di chi è la BMW parcheggiata qui fuori? Di mio marito. E come si chiama suo marito? Non sei tenuto a rispondere. Leonard Gans. E dov'è allora adesso il signor Gans? Obiezione! Non sono un giudice! Questo non è un tribunale e non ho il mantello. Voglio solo sapere dov'è adesso il signor Gans. Lei ancora non ci ha detto del perché della sua visita e noi non le diremo dove si trova il signor Gans. D'accordo, signori. Vi spiego. Verso le 8:15 di stasera si è verificato un incidente d'auto tra la 13ª ed Emery. Una Porsche ha urtato la fiancata di una BMW nuova di zecca. Ma va! Ora, noi sappiamo che la colpa non è della BMW, in quanto la Porsche era un'auto rubata. Rubata alle 8:15 di stasera, proprio davanti all'autosalone. Sia l'uomo che la Porsche si sono dileguati. E sa che apparteneva alla Porsche nuova di zecca? Come posso saperlo? Apparteneva al vice sindaco Charlie Brooke. Acquistata proprio oggi da sua moglie Mira. Un regalo per il 10° anniversario di matrimonio. Proprio una di quelle serate riuscite. Ma dunque lei è qui per indagare su un incidente stradale? Esatto, signore, esatto. Signori, non ho finito. Adesso, se il signor Gans è qui, vorrei parlargli. Se non è qui, il distretto di polizia vorrebbe sapere dov'è il signor Gans. Agente, le dispiacerebbe uscire un minuto. Perché? La signora Gans è una mia cliente e vorrei consultarmi con lei prima di rispondere ad altre domande. È un mio diritto. D'accordo, ma
Ma solo un minuto! Un minuto solo. Non un attimo di più. Un minuto. Presto, presto, presto! Qualcuno di noi deve far finta di essere Lenny! Ma quello non sa niente degli spari, vuole solamente interrogare Lenny su un incidente stradale. E Lenny non può presentarsi come Lenny perché sta facendo finta di essere Charlie. E Charlie non può presentarsi come Charlie perché ha un forno in un orecchio. Tu di solito lo capisci? Veramente non comunichiamo molto. Avanti, avanti, dobbiamo di nuovo giocare a dito di... No, basta con questi giochetti. Lo so che è stupido, ma dobbiamo farlo, ci serve un Lenny. Facciamola finita. D'accordo, lo faranno le donne. Coraggio, ragazze, il marito di quella dispari è Lenny. Mio marito è Lenny. No, Lenny ora sta facendo Charlie. Tu ora giochi per Glenn. Ma Glenn, io non so giocare. È facile, si tirano fuori uno o due dita. Se due dita sono uguali, la terza perde. Via, uno, due, tre. No, cocca, non puoi tirare fuori cinque dita. E perché no? E perché no? Una o due. Via, uno, due, tre. Perso io. Piace che... Non ti preoccupare, io sarò Lenny. Sì. Apri. Allora, signori, siamo pronti? Mi ci è voluto così tanto per capire la mia domanda. La mia domanda era ed è: dov'è il signor Guns? È proprio in questa stanza, agente, sì. Io sono Leonard Guns. Lei? Sì. E ci ha messo tutto questo tempo per capirlo? Mai dare risposte affrettate, è facoltà di legge, università di... Mai fidarsi di uno che non sa se è lui o no, accademia di polizia. Bene, agente, dica pure, sono a sua completa disposizione. Bene, signor Ga... Lei chi è, signora? Io sono la moglie di Ken Gorman. Ken Gorman? Avevo freddo alla mano, mi scusi, agente. E dov'è adesso il signor Ken Gorman? È in bagno. A casa sua. Ah. Bene, signor Ga... Bene, ci spiego un po' com'è andata, sì. Ci spiego un po' l'incidente. L'incidente, sì. Agente, le dispiacerebbe uscire ancora un minuto? Io non andrò da nessuna parte per nessun motivo al mondo. Mi installerò qui finché non saprò il motivo per il quale sono venuto. Dovessi far trasferire tutta la mia famiglia, intesi? Agente Wallace, 1047, passo. Ok, ok, ricevuto. Signori, la Porsche 88 decapottabile è stata localizzata tra la 12ª e il mercato. Un tipo sospetto è stato arrestato. La serata è finita, il caso è chiuso. Signori, che dire? Scusate ancora per il disturbo. Lo sapevo io, la nostra polizia vi è la migliore che ci sia. Mi scusi se mi permetto, ma mi sembra di averla già vista da qualche parte. Posso sapere come si chiama? Sono Glenn. Glenn Cooper, candidato per il Senato. Ma certo, certo! L'ho vista in un'intervista sulla NBC. Ma mi spiego una cosa. Perché era così restio a dirmi il suo nome? Beh, agente, sa com'è. Quando uno è in politica come me, non vuole essere certo invischiato con certe cosucce. Lo so, ma lei non c'entrava niente in tutta questa storia. A meno che non abbia assistito all'incidente. Oh, no, guardi, io e mia moglie siamo arrivati per ultimi. Non abbiamo neppure sentito gli spari. Quali spari? Eh? Ho detto, quali spari? Bank! Avranno ancora sparato perché inseguivano l'auto rubata! Ma è successo a 12 miglia da qui, signor Cooper! Ha forse un'udita pass, lei? Agente Wallace, 1047, passo. Ok. Ricevuto.
Signori, i vicini hanno riferito che, verso le 9 di stasera, si sono uditi 2 colpi d'arma da fuoco all'indirizzo 1257 Lenny Groth. Che indirizzo è questo? 1257 Lenny Groth. Bene, bene. L'indirizzo è giusto. Qualcuno ha da dirmi qualcosa sugli spari? No. 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 Nessuno ha sentito niente? No. Come immaginavo. Posso sapere chi è la donna seduta fuori sulla BMW? Mia moglie Cassie. Bene, vorrei fare 4 chiacchiere con la signora Cooper. Qualcuno è così gentile da andarla a chiamare? Io! Ha risposto per prima la signora. Si accomodi. Grazie, grazie. Sembra abbiate avuto una scenetta niente male. Vorrei parlare con la cuoca. Manciullin non c'è. Manciullin è in Giappone. E chi ha cucinato allora? Babbo Natale? Io! Ho cucinato io! E come si chiama lei? Cocca! Intendo dire il suo vero nome! Il mio nome è vero, è Cocca! E le mie sorelle sono Cucca e Chicca! Lo giuro! E non sei sotto giuramento, Cocca! Questa macchia sulla sua camicia è forse sangue? Devo essermi infilzato con la forchetta mentre mangiavo. E questa macchia sulla sua camicia, signor Cooper, forse sangue? Deve aver toccato Ken mentre mangiavamo. Ken Le Glenn. Che strano. È pura coincidenza, gente. Lo credo bene. Io mi chiamo Ben. Non voglio vederlo. Si sente male, signora Cooper? Pezzo di deficiente! Qualcuno vuole bere qualcosa? Non intendo sporgere denunce, tanto penserà tutto il mio avvocato. È stato un piccolo incidente, agente. Vede, lei si è incastrata la scarpa nel tergicristallo. Un piccolo incidente lo chiama lei. E come se l'è fatto allora quell'ematoma sul naso, signor Cooper? Beh, prima in macchina mia moglie rimetteva il telefono al suo posto e il mio naso si è trovato sulla traiettoria. Siete davvero degli umoristi. Ah, ah, ah. Ah, ah. È ferita anche lei, signora? Allora, no, no, è il mio dolore cronico alla schiena. Per me stare in piedi è molto doloroso. Posso solo stare seduta. E neppure lei, immagino, abbia sentito gli spari. No, io stavo ballando. Ballare mi va bene. E pensare che stavo per andarmene. Signora Gorman? Signora Gorman? Certo che sono... Signora Gorman! No, non giusto. E sì, agente? Che fa lei? Io ho versato da bere per tutto il tempo. Intendo dire cosa fa nella vita. Ah, nella vita? Nella vita sono casalinga ed anche un po' avvocato. E basta, basta, basta. No, 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 anche presidente dell'associazione dei bambini del non ricordo. È anche molto nervoso, gente! E non solo lei, glielo assicuro. E adesso, signori, adesso vi dirò qualcosa che esula dai miei doveri ufficiali. Io non credo ad una sola parola di quello che ho sentito qui stasera. Credo che stasera vi siano stati degli spari. Credo inoltre che qualcuno di voi, se non tutti, state cercando di nascondere qualcosa. Un uomo ha un ematoma sul naso! Il naso si infilza con la forchetta mentre mangia. Il padrone di casa porta a spasso il cane e poi prende dei sonniferi. La padrona di casa porta il padre in California con un femore rotto perché nessuno poteva accompagnarcelo. E nessuno sente gli spari. Perché? Perché tutti ballano. E non prendetemi per un pagliaccio, signori! Adesso esigo delle risposte vere e credibili e che non mi facciano ridere. Prima, vorrei fare 4 chiacchiere con il signor Rook e sapere esattamente come sono andate le cose stasera a casa sua. E non prendetemi in giro! Che sono così vicino ad una promozione che ne sento quasi l'odore. E non voglio di sicuro giocarmela in questa ridicola situazione. Allora vi do 5 secondi di tempo per andarla a chiamare, altrimenti in 2 salgo di sopra e lo vado a prendere io. Allora che devo fare, signori? Salgo le scale o inizio a contare? Dipende da voi. D'accordo? 1, 2,
che sia venuto il momento di chiamare Charlie e chiedergli di venire giù, non vi pare? Assolutamente. Charlie, sono Ernie. Puoi scendere, per favore? Oh, rilassati! È soltanto una reazione isterica. Bene. C'è un agente della polizia che vuole parlarti. Perché? Ma perché hai messo fuori un dito solo? Ecco perché! Sta bene. Scende subito, agente. Bene. Ecco, vede, agente, la verità. La verità è che noi volevamo proteggere il signor Brooke perché è nostro amico. Ci sono stati degli sbarri questa sera. Io personalmente non li ho sentiti, ma sono responsabile quanto quelli che li hanno sentiti e non hanno ritenuto opportuno informarmi perché non li ho sentiti. Oh, smettila di aiutarci, Ed! Ma eccolo! Eccolo il signor Charlie Brooke! Ora lui ci dirà tutto quello che non sappiamo riguardo la scomparsa di sua moglie Mira, la mancanza dei cavalieri e i due spari che io non ho sentito. Ciao Charlie! Come stai, Charlie? È tutto buggato, Charlie! Sembri la mia BMW! Non ha una brutta cera! Buonasera, signor Brooke! Sono l'agente Wallace! E quanti ne conti, Charlie? Vuoi la rivincita, Charlie? Ma lasciami! Lasciami! Bene, signor Brooke! Allora ci racconti cos'è successo stasera a casa sua, per filo e per segno. Ecco. Quello che è accaduto per filo e per segno, come dire? E qualcuno vuole del caffè? Io no! Non adesso, signori, non adesso, consumerete più tardi. Vada avanti, signor Brooke. Verso le 6 di questo pomeriggio sono tornato a casa. Mia moglie Mira è in camera sua che si sta preparando per la festa. Vado a prendere una bottiglia di champagne dal frigorifero e salgo di sopra. Manciullin, la cuoca, è in cucina con la sorella ed il figlio e sta aspettando che Mira dia l'ordine di iniziare a preparare la cena. Ho cucinato io! Signori, per cortesia! Nel salire le scale mi dico... È il 10° anniversario di matrimonio e non riesco a credere di amare mia moglie Mira ancora nello stesso modo. E fin qui ci siamo, signor Brooke. Vada avanti, per cortesia. Mira si sta mettendo il profumo che le ho regalato per Natale. Le regalo sempre quello, mi fa impazzire. Busso alla porta. Toc, toc, toc. Lei apre. Le porgo lo champagne. Faccio un brindisi alla donna migliore che un uomo abbia mai avuto per 10 anni. E lei all'uomo migliore che una donna abbia mai avuto per 10 anni. Beviamo. Ci baciamo. Brindiamo ancora. Alla pelle più delicata del corpo, più delizioso che non è mai invecchiato per 10 meravigliosi anni. Beviamo, ci baciamo, beviamo, ci ribaciamo. Beviamo, ci baciamo, beviamo. Alle 7 la bottiglia è vuota, mia moglie Mira è crollata e io sono completamente andato. E proprio in quel momento... Sento il profumo al quale non so resistere. Il profumo! In quel momento la posseggo con l'amore e la passione della prima notte di nozze. Le racconto tutto questo non senza imbarazzo, ma con orgoglio e gioia per un amore che diventa sempre più duraturo man mano che gli anni passano. Sì, ma oramai si sono fatte le 8. E noi siamo nudi, abbracciati, appagati nella nostra felicità. Beviamo, ci ribaciamo. E andiamo? Bussano alla porta. Toc, toc, toc. Avanti. Uno strano giovane ci guarda dalla soglia. Mira completamente nuda, corre a coprirsi con un asciugamano e io corro a prendere una pistola dal cassetto, pronto a difendere la vita di mia moglie. E lo strano giovane grida: Aio mangi il penno chutan! Ma io non capisco il cinese e non ho mai visto il figlio di Manciullin e non so che stia chiedendo se la madre può iniziare o no a preparare la cena. E così punto la pistola contro di lui. Mira grida:
Si aggrappa al mio braccio, la pistola casca per terra e pum! Parte un colpo che mi colpisce proprio al lobo dell'orecchio. Lo strano giovane si precipita in cucina gridando: mamma, c'è un notaio! Mamma, c'è un notaio! Che significa? Mamma, c'è uno che spara! Mamma, c'è uno che spara! Ma in giublino la sorella ed il figlio: non mangi la Toyota! Non mangi la Toyota! Se ne danno alla fuga con la loro Toyota. Io mi affaccio alla finestra e brum brum, sentendo il rumore del motore, penso che qualcuno stia rubando la mia Mercedes. E così sparo con la pistola contro di loro. Bang, 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 bang. Mira, terrorizzata dalla sparatoria, corre a rifugiarsi in cantina. Aiuto, 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 aiuto. Come lo fa bene? Ma non trova la luce. Precipita nel buio scivolando per le scale. Putopum, putopum, putopum. Ah! Pum! Io, poggiato il revolver fumante, scendo a cercarla. Mira, dove sei? Mira, dove sei? Noto la porta della cantina aperta. Ma temendo che dentro ci siano altri cinesi, troc, 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 la chiudo a chiave. Non sapevo che Mira fosse ancora lì. E poi, corro a prendere un'aspirina perché il lobo dell'orecchio mi duole. Continuo a perdere sangue, sono quasi accecato. E per errore prendo 4 vali. Temendo di svenire, inizio a scrivere un biglietto di spiegazioni, ma mi assale il timore che qualcuno possa pensare ad un biglietto suicida. Il mio amico Glenn Cooper sta arrivando a questa festa e sarebbe un disastro per la sua campagna elettorale rimanere coinvolto in un suicidio. E così strappo il biglietto e lo butto nel gabinetto, mentre in quel momento arrivano tutti gli altri che gridano: che cosa è successo? Che cosa è successo? Ma prima di riuscire a dare spiegazioni, crollo svenuto. E questo è tutto, per filo e per segno. Quanto è vero che mi chiamo Charlie Brooke. Ci credo! Ci credo! Bevo tutta la storia! E sa perché ci credo? Perché mi è piaciuta! Sì, perché mi è piaciuta! O meglio, non ci credo, però mi è piaciuta! E poi anch'io sono innamorato di mia moglie. Stasera si è fatto tardi e devo tornare a casa presto. Buonanotte! Buonanotte, signor Brooke! Come ha detto che si chiama? Lenny! No! Intendo dire il profumo! Eau de Beauty! Eau de Beauty! Buonanotte, signor Brooke, e si curi l'orecchio. E lei si curi la mano, e lei... Sì, insomma, buona convalescenza a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ma dove mi scappa una storia simile? Me la sono inventata. È chiaro che te la sei inventata, ma quando? Parola dopo parola. Pronto? Charlie, oh, Charlie. Charlie. Sei pronto per ricevere visite? Oh. Arriviamo subito! Ora, Charlie, ci diranno che sono andate per